sono 147 nell'isola, 26 nel catanese, comuni commissariati dalla regione Sicilia perché inadempienti rispetto all'obbligo di censimento dei terreni percorsi da incendi e di aggiornamento annuale del catasto delle aree bruciate. Nuovo sit-in di protesta sotto la prefettura di Catania dell'USB dei Vigili del Fuoco, chiedono personale e mezzi. Un nutrito gruppo di persone si è riunito in un comitato spontaneo per chiedere di adeguare il limite di velocità della SS-121 in territorio di Santa Maria di Licodia, dove è stato installato da qualche tempo un autovelox. A Catania iniziano a dare i primi risultati le telecamere installate per combattere l'abbandono dei rifiuti da parte degli incivili. A Paternò, invece, l'occhio elettronico sembra non sortire l'effetto sperato. Un mini arsenale di armi ma anche droga in uno stabile in via Capopassero a Catania. A scoprirlo la polizia del commissariato di Nesima. Furto questa notte al cimitero di Ragalna. I ladri hanno preso di mira i cavi elettrici dell'impianto di illuminazione. L'intera area è rimasta al buio. Sono stati trasferiti oggi in canile 8 dei cani che da tempo erano ospitati all'interno dell'ex sede dell'ASP veterinaria in zona Ardizzone. Domani toccherà ai gatti, protestano gli animalisti. 10 agosto, notte di San Lorenzo. Stasera naso all'insù per scovare le stelle cadenti ed esprimere un desiderio. Condizioni meteo favorevoli in tutta Italia. Bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo parlando di incendi perché la regione siciliana ha deciso di commissariare i comuni dell'isola che risultano inadempienti. Sono 147, 26 nel catanese, inadempienti rispetto all'obbligo di censimento dei terreni percorsi da incendi e di aggiornamento annuale del catasto delle aree bruciate. Vediamo. Sono 147 nell'isola, 27 nel catanese, i comuni commissariati dalla regione Sicilia in tema incendi. A disporlo è stato l'assessore regionale delle autonomie locali, Andrea Messina, che ha nominato i commissari ad acta per quelle amministrazioni comunali inadempienti rispetto all'obbligo di censimento dei terreni percorsi da incendi e di aggiornamento annuale del catasto delle aree bruciate. Il provvedimento arriva dopo numerosi solleciti nei confronti degli enti locali rimasti ad oggi sordi alle richieste, oltre ad una esplicita richiesta avanzata dal comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Un atto dovuto, dice l'assessore Messina, ma che assume ancora maggiore valore in una stagione che ha visto la nostra isola vittima di numerosi attacchi al patrimonio boschivo e all'ecosistema. I territori bruciati, opera di piromani e incendiari, continuano a mostrare la gravità della situazione e il rischio per ampie aree del nostro patrimonio naturale. Nessuno immagini, dice ancora l'assessore Messina, di poter speculare sulle ferite della Sicilia. A livello nazionale, il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco è stato introdotto dalla legge numero 353 del 2000 con lo scopo di preservare da speculazioni i terreni colpiti da incendi applicando specifici vincoli ambientali e urbanistici. Il censimento e l'aggiornamento del catasto sono compito dei comuni e la regione ha potere sostitutivo nel caso in cui l'obbligo non venga rispettato. Tra i 27 comuni del catanese figurano Adrano, Belpasso, Castel di Judica, Catania, Maletto, Maniace, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Ragalna e Randazzo. Restiamo in argomento perché oggi c'è stato un sit-in di protesta davanti alla prefettura di Catania dell'USB dei Vigili del Fuoco. Chiedono personale e mezzi. Nuovo sit-in di protesta sotto la prefettura a Catania da parte del sindacato USB dei Vigili del Fuoco. Ancora una volta le carenze di personale e di mezzi, ma non solo in primo piano, come spiega il segretario regionale dell'Unione dei Sindacati di Base dei Vigili del Fuoco, Carmelo Barbagallo. Siamo tornati qui nuovamente in prefettura perché non siamo assolutamente soddisfatti dalle frasi, da quello che ieri è stato detto dai vertici del corpo, dal sottosegretario, perché in Sicilia non è andato tutto bene, che le problematiche sono rimaste uguali, se non peggiorate. Gli uomini e i mezzi che abbiamo nel territorio siciliano non sono sufficienti. Le emergenze si susseguono, dopo gli incendi sicuramente arriveranno i nubifragi, il nostro territorio è fragile, l'Italia è un territorio di disastri annunciati,
Pertanto, se non arrivano uomini veri, mezzi efficienti ed efficaci, se non arrivano i fondi per poterli riparare e non avere le infrastrutture nel nostro territorio con una riclassificazione delle sedi, tutto rimane vano. Ad ogni emergenza abbiamo grosse difficoltà, anche se vengono raddoppiati i turni, sono sempre gli stessi lavoratori a dare il loro sacrificio in campo, lo si è dimostrato nell'ultima emergenza incendi del 25 luglio, dove i colleghi sono diventati veramente stremati per la grossa mole di lavoro. Gli interventi erano veramente abnormi. I vigili del fuoco non hanno le malattie professionali riconosciute, non hanno una tutela sanitaria completa. Se si fanno male, rischiano di pagarsi anche le spese sanitarie loro stessi. Non ci sono predisposti dei carri viveri per i colleghi che negli interventi rimangono per tanto tempo. La popolazione a volte e spesso ci porta un contributo, anche una bottiglia d'acqua per poter rifocillarci, e questo nel 2023 è assolutamente grave. Un'altra cosa che non deve accadere è sguarnire un territorio come Catania quando ci sono emergenze in atto, facendo partire squadre dal nostro territorio per mandarle in altre province. Perché Catania è uno di quei comandi con grosse difficoltà di organico, dove se tu fai partire delle squadre da qua, oltre a quelle chiuse dei distaccamenti che non possono aprire perché manca il personale, abbiamo un totale collasso del dispositivo di soccorso e quando ci sono delle emergenze i colleghi rischiano di farsi male veramente. Oltre a questo, la popolazione ovviamente che chiede aiuto, spesso capita che o ci aggredisce perché non capisce che noi dobbiamo sdoppiarci per decidere chi dobbiamo salvare e chi deve aspettare, e di conseguenza blocco un servizio che per la popolazione è indispensabile. Questo noi chiediamo alla politica, questo chiediamo ai nostri vertici, di avere un'attenzione particolare verso il territorio siciliano che è martoriato dalle emergenze in atto. Cambiamo argomento, adesso parliamo di viabilità. Un nutrito gruppo di persone si è riunito in un comitato spontaneo per chiedere di adeguare il limite di velocità della strada statale 121 in territorio di Santa Maria di Licodia, dove è stato installato da qualche tempo un autovelox. Autovelox della strada statale 121 in territorio di Santa Maria di Licodia. Una scelta contestata, quella di mettere l'autovelox in un punto stradale in cui il limite di velocità è quello di 50 km/h, ritenuto troppo basso rispetto a quella che è la natura della strada in questione, ma vengono sollevati anche altri argomenti. E noi a tal proposito sentiamo il commento di Antonino Castiglione, che è referente per Confartigianato di Centuripe, fa parte del gruppo di persone che si sono espresse contro l'installazione dell'autovelox. Molta gente si trova con un fascio, ripeto un fascio, lasciatemi passare il termine che è assolutamente atecnico, di verbali che sono stati recapitati direttamente a domicilio tramite regolari sistemi di notifica e che li vedono soccombenti perché hanno contratto delle multe in quel tratto di strada, la strada statale 121, nelle prossimità dell'area di Schettino. Lì sono state comminate per eccessi di velocità delle multe dall'importo salato e non indifferente. In un'area di aperta campagna, dove esistono degli agglomerati assai distanti uno rispetto all'altro, dove mancano dei servizi e quant'altro, non si può considerare appunto un'area adibita a centro urbano, perché di fatto e di diritto non lo è. Mancano i sistemi previsti dalla legge 10 del 77, la legge Bucalossi. Mancano alcune opere di urbanizzazione preponderanti e fondamentali ai fini di definire un'area a tutti gli effetti un'area urbana. Mi riferisco alla legge urbanistica, la 47 del 1985 e successive modifiche ed integrazioni. E di riflesso, se un'area non è urbana, il limite di velocità a 50 km orari cozza con il combinato disposto di cui all'articolo 142 del codice della strada. Nelle strade extraurbane e secondarie il limite di velocità è chiaramente 90 e può diventare benissimo 70 se ci sono comprovate esigenze di sicurezza. Io parto dal presupposto che la sicurezza la si può garantire anche tramite un autovelox che può essere allocato lì sul luogo, giusto però se vengono rispettate le condizioni di legge, quindi un 70 km orari,
sarebbe un idilio. C'è una condizione che noi fondamentalmente accettiamo, che avvochiamo a noi, e che in ogni caso ci permette di dire agli utenti, agli automobilisti, a chi circola nel luogo, di adeguare la velocità come prevede la legge. Io personalmente, assieme agli amici del comitato spontaneo che si è costituito, il comitato Acqua Pubblica e Beni Comuni, rappresentati dall'insegnante Sportaro, l'avvocato Pullotta, l'avvocato Carmanello e altri referenti dei vari comuni, abbiamo già iniziato a fare una raccolta firme, una cosa molto significativa, che non è una protesta plateale, ma è semplicemente un dare un'idea sana da trasmettere agli organi preposti, a sua eccellenza il prefetto di Enna, all'ANAS, allo stesso comune di Santa Maria di Ricodia, che va ricercato il giusto compromesso, come se fosse una transazione, come le classiche transazioni che formalmente si rendono ai sensi del 1965 del Codice Civile, per lenire questa situazione di disagio e venire incontro alle esigenze degli automobilisti, che devono viaggiare rispettando i crismi della sicurezza, come prevede anche il 145 del Codice della Strada, non ce lo dobbiamo dimenticare, ma allo stesso modo dobbiamo far capire ai comuni che non si può in ogni caso viaggiare come se i veicoli fossero delle lumache, per poi raggiungere le aree preposte ad essere raggiunte alle calende greche. Cioè si creerebbe una situazione paradossalmente assurda che non favorisce la circolazione. E adesso parliamo di rifiuti. A Catania iniziano a dare i primi risultati le telecamere installate per combattere l'abbandono dei rifiuti da parte degli incivili. A Paternò invece l'occhio elettronico sembra non sortire l'effetto sperato. Vediamo. Le fermate degli autobus urbani, prese di mira dagli incivili che senza alcuna cura della propria città abbandonano sacchi colmi di spazzatura e si allontanano come se nulla fosse, questa volta però solo apparentemente indisturbati, perché a riprendere il momento dell'abbandono dei rifiuti ci sono le telecamere appositamente installate dal comune di Catania. Positivo è infatti il test di prova ricevuto dall'assessore all'ecologia Salvo Tomarchio. Suggeriamo a chi continua ad abbandonare rifiuti, scrive su Facebook l'assessore Tomarchio, di smetterla immediatamente per il loro bene, anche perché, prosegue ancora, per ora si beccheranno solo una bella multa, ma a breve, come annunciato, porteremo in giunta la delibera che autorizza il sequestro del mezzo. Una pratica, quella dell'utilizzo delle telecamere per contrastare gli sporcaccioni, adottata già da qualche anno anche dal comune di Paternò. Il territorio paternese viene controllato attraverso delle telecamere mobili. I risultati ad oggi ottenuti però lasciano molto a desiderare, così come sembra non aver sortito l'effetto sperato neanche l'ordinanza di sequestro del mezzo. Via Sella, l'ingresso dell'isola ecologica e la rotonda di Via Balatelle, solo per citare alcune aree sorvegliate, continuano ad essere pieni di rifiuti. Non fa eccezione neppure il resto della città, sporca in lungo e in largo. Anche le provinciali ricadenti in territorio paternese continuano ad essere sede di rifiuti. A nulla è valsa l'azione di raccolta e accatastamento effettuata dalla città metropolitana di Catania lo scorso giugno. I cumuli infatti non sono poi stati smaltiti dal comune e, trascorso oltre un mese, la spazzatura si è nuovamente espansa. E adesso la pagina di cronaca, una mini arsenale di armi ma anche droga in uno stabile in via Capopassero a Catania. A scoprirlo è stata la polizia del commissariato di Nesima. Nei giorni scorsi e su disposizione del questore di Catania, personale del commissariato di polizia di Nesima, ha effettuato controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa nel territorio di competenza, con particolare riguardo ai reati in materia di armi, munizioni e sostanze stupefacenti. Durante le operazioni di controllo in via Capopassero, luogo ad alta densità criminale al quinto piano di uno stabile, in modo ben occultato negli spazi comuni, è stato rinvenuto un mini arsenale di armi così composto: 6 pistole semiautomatiche di vario calibro, tra cui 2 calibro 7,65, una con il colpo in canna, una calibro 9, una calibro 45 e una revolver calibro 38 special, 2 mitra AK-47, un fucile 1.130
37 munizioni di vario calibro, un silenziatore e altra attrezzatura elettronica specifica per agevolare l'attività criminale. Rinvenuti inoltre anche 202 involucri di crack e cocaina pronti per la vendita. Sono in corso accertamenti e approfondimenti anche di natura tecnica condotti dalla squadra mobile per l'individuazione di chi avesse la disponibilità delle armi rinvenute e per verificare se tra di esse vi siano armi utilizzate anche di recente per fatti delittuosi. Effettuati inoltre molteplici controlli nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, controllati veicoli e persone, elevate 10 sanzioni al codice della strada con ritiri di patente e sequestro di autovettura. E ancora la pagina di cronaca, furto questa notte al cimitero di Ragalna. I ladri hanno preso di mira i cavi elettrici dell'impianto di illuminazione. L'intero camposanto è rimasto al buio. Furto dei cavi elettrici al servizio dell'impianto di illuminazione questa notte al cimitero di Ragalna. Dopo un periodo di relativa tregua, i ladri di cavi di rame tornano ad agire con l'azione scattata questa notte. Come detto, ad essere preso di mira è stato il cimitero cittadino, posto lungo la provinciale 160 in una zona relativamente isolata, con i ladri che sono riusciti ad entrare in azione senza essere visti. A dare la notizia del furto è stato lo stesso sindaco di Ragalna, Turi Chisari, che in un post su Facebook scrive: «La notte scorsa, purtroppo, sono stati trafugati e danneggiati tutti i cavi dell'impianto elettrico del civico cimitero. Il danno recato risulta da una prima ricognizione davvero consistente. Si sta provvedendo a sporgere denuncia alle autorità competenti. L'ufficio manutenzioni è già sui luoghi al lavoro per quantificare l'entità del danno e avviare, afferma ancora il sindaco Chisari, il prima possibile i lavori di ripristino. Episodio grave non solo per il danno economico e logistico, ma anche per il mancato rispetto verso tutti i cari defunti. Un danno che resta dunque ancora da quantificare in dettaglio con l'intervento di ripristino che non è chiaro quando potrà essere effettuato. Sul fronte delle indagini, l'attività investigativa è affidata ai carabinieri della stazione di Ragalna e della compagnia di Paternò. Non escluso che verranno esaminate le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona per verificare se sarà possibile risalire all'identità dei malviventi. E torniamo a Paternò. Sono stati trasferiti oggi in canile 8 cani che da tempo erano ospitati all'interno dell'ex sede dell'ASPA veterinaria in zona Ardizzone. Domani toccherà ai gatti, protestano gli animalisti. Torna al centro dell'attenzione a Paternò la tutela dei cani e dei gatti randagi. Nella stagione più delicata, l'estate, dove proliferano gli spot anti-abbandono, il comune finisce nell'occhio del ciclone tra le proteste degli animalisti per un altro motivo. La questione ruota attorno agli animali, 10 cani e 8 gatti da anni affidati alla cura dei volontari in alcuni locali comunali di zona Ardizzone concessi per la sterilizzazione all'ASPA veterinaria in condizioni pessime. Alcuni volontari animalisti, mancando altri luoghi adeguati, si prendono, come detto, cura di alcuni randagi all'interno di questo appartamento in condizioni difficili e precarie, tra le proteste dei residenti della zona, visto che il continuo abbaiare degli animali determina non pochi disagi e disturbo alla quiete pubblica. Le proteste dei residenti si sono fatte però sempre più accese e forti nei confronti dell'ente locale. Da qui la decisione del comune di pensare al trasferimento degli animali all'autoparco comunale, dove si stanno realizzando alcuni box. Lavori pessimi, come affermano gli animalisti, dove non ci sono le condizioni minime di sicurezza per poter ospitare gli animali. Visto il deciso no degli animalisti alla soluzione autoparco comunale, l'assessore al randagismo, Turi Comis, ha deciso di spostare i cani in canile tra le proteste sempre degli animalisti. 8 i cani portati in canile, 2 sono rimasti perché adottati. Non chiaro invece cosa ne sarà dei gatti ad oggi rimasti nella struttura di zona Ardizzone. «Abbiamo dato un segnale al quartiere e alla città», evidenzia l'assessore Comis. «Stavamo agendo in economia, con lavori a costo zero. I lavori all'autoparco non sono completi e li faremo assolutamente in regola».
Proveremo a far adottare i cani portati in canile. Dopo le ferie andremo a verificare come sono accuditi. Abbiamo agito così, dice ancora Comis, per il bene degli animali. Le condizioni in cui vivevano in quell'appartamento erano di assoluto degrado. Abbiamo a disposizione circa 400.000 euro, conclude l'assessore Comis, per realizzare il canile. Entro l'anno inizieranno i lavori. 10 agosto, notte di San Lorenzo. Stasera naso all'insù per scovare le stelle cadenti ed esprimere un desiderio. Condizioni meteo favorevoli in tutta Italia. Torna, puntuale come ogni anno, l'appuntamento con le stelle cadenti. La tradizione lega la notte del 10 agosto, quella di San Lorenzo, alla pioggia di Perseidi e come ogni anno saranno in tanti gli appassionati che rivolgeranno il naso all'insù nel tentativo di individuare quella stella che permetterà loro di esprimere un desiderio nella speranza che questo possa realmente avverarsi. Quest'anno gli amanti delle stelle saranno favoriti anche dalle condizioni meteo. Sull'intera penisola italiana, infatti, è previsto per questa sera un cielo sereno e limpido e anche la luna darà il proprio benestare. Quasi totalmente assente, il satellite non interferirà quando la Terra incrocerà la cometa Swift-Tuttle, quindi con la cascata di stelle cadenti. Tuttavia, il picco del fenomeno astronomico più atteso dell'anno si registrerà in quest'estate tra il 12 e il 14 agosto, non dunque nella notte di San Lorenzo. Per vedere le Perseidi e godersi lo spettacolo è consigliabile un luogo buio, non disturbato dalla luce artificiale, che riduce drasticamente il numero di stelle cadenti visibili. Era questo il nostro ultimo servizio, si chiude questo spazio con la nostra informazione. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro sito www.chaktelsud.com, di seguirci ancora sulle nostre pagine social, Facebook ed Instagram e sul nostro canale Telegram. Grazie e arrivederci.